punto è, Verdi le approvava, le combatteva, le voleva, si arrabbiava. Questi portatori d'acqua dicono, ah sì, ma Verdi ha scritto il Rigoletto nel 51, è morto nel 1901, sono passati 50 anni, lui sapeva, praticamente era consapevole. No, Verdi era consapevole dei misfatti, ma non è che poteva passare allora la vita in carrozza correndo da Faenza a Forlì, da Forlì a Reggio Emilia, da Reggio Emilia alla Scala, dalla Scala a Palermo e poi volare dall'altra parte rincorrendo e battendo con la bacchetta sulle mani del vilipendio che i cantanti facevano per rivendicare il ritorno alla sua volontà. E allora io ho cercato disperatamente, perché si potrà discutere sulle mie interpretazioni, si deve discutere, perché nessuno è perfetto e anzi, se camperò ancora qualche anno, evidentemente io stesso ritornerò su certi passi, guarderò, ma certamente non ritornerò sui passi di un'esecuzione che non corrisponda al segno scritto. A parte il fatto che l'esecuzione del segno scritto voluto da Verdi non deve essere considerato un crimine, mentre ciò che lui non ha scritto deve essere considerato come Vangelo. È il contrario. L'esecuzione di ciò che è scritto, il segno scritto, è il Vangelo. E poi ci sono le variazioni, le altre possibilità di interpretazione a seconda delle voci, degli interpreti, eccetera, eccetera. Ho cercato di trovare disperatamente una frase in cui si potesse leggere, una parola in cui Verdi potesse dire o avesse detto o abbia detto: ho sentito questa cosa diversa da quello che ho scritto, benissimo, mi sta bene. L'ho cercata, vi giuro, l'ho cercata. Ho parlato con i musicologi, italiani e stranieri, ho chiesto, ci deve essere da qualche parte qualche cosa che giustifichi quello che è avvenuto negli anni. Invece i suddetti mi hanno dato una serie di cose interessanti. Quelle lettere lì non me le hanno trovate. Mi hanno trovato invece una lettera del 1851 in cui Verdi scrive al suo amico scultore Luccardi e arrabbiandosi per come stavano facendo le sue opere, si riferiva a un'Aida, dice: questi impresari non hanno ancora capito che quando le opere non si possono dare nella loro integrità come sono state ideate dall'autore, è meglio non darle. E questo va al discorso quando ho fatto la Traviata, io ho rimesso dentro le famose cavalette e qualcuno ha detto: ma perché porre dentro quelle cavalette che sono così brutte? Saranno brutte o belle, ma sono sue. E quindi Verdi rivendica qui la necessità di dare le opere nella loro integrità come sono state ideate dall'autore. Poi aggiunge: è nelle mie abitudini di non lasciarmi imporre da nessun artista, tornasse al mondo la Malibran, che voi sapete è stata una grandissima cantante che Verdi amava, ma solo parzialmente, perché parlando della Malibran dice: grandissima ma spesso di cattivo gusto, mentre la passione sua maggiore è stata la Adelina Patti, dove sembra che era così straordinaria che quando nell'ultimo atto Rigoletto dice alla figlia: ma l'ami ancora quel figlio di cane? E la figlia dice: io l'amo. Sembra che la Adelina Patti lo dicesse in una maniera talmente straordinaria che faceva venire i brividi a tutto il teatro. È vero anche due cose: che la Adelina Patti certamente sarà stata una grande, grandissimissima cantante. Io non faccio parte di quei esperti della voce che di questi cantanti sanno tutto. Sanno come cantavano, cosa mangiavano, cosa bevevano, con chi si intrattenevano. Io no, io sono un poveretto, so solo quello che leggo. So solamente che Verdi disse
che era incredibile, era una donna straordinaria. Le varie puntature nel Rigoletto, e poi le passeremo al pianoforte qualche cosa per indirizzarvi, le varie puntature costituiscono delle fermate continue nell'opera, delle fermate. Fermate che bloccano il flusso dell'opera che è concepito quasi wagnerianamente, cioè senza interruzioni. Ovviamente l'interruzione per il cambio di scena, quello sì, ma la musica deve andare sempre. Tant'è vero che al marito del soprano, che diceva a Verdi: ma perché non hai dato un'aria a mia moglie, un'aria in più? Poveretta, poi insomma, in casa me la devo sentire dalla mattina alla sera che borbotta, eccetera. Dagli un'aria in più a questa disgraziata, così sta tranquilla lei e sto tranquillo io. Verdi dice: ho ideato il Rigoletto, badate bene, amanti dell'opera e fischiatori. Ascoltatemi bene, tanto qua non avete il coraggio di fischiare, vabbè, vabbè. Ho ideato il Rigoletto, la O è troppo stretta ma vengo dal sud, mi dispiace. Come dite voi? Ho ideato il Rigoletto senza arie. Questo è Verdi, che scrive. Ho ideato il Rigoletto senza arie, senza finali, con una filza interminabile di duetti, perché così ero convinto. Qua si sente il modo di parlare di uno che ha le scatole piene, di un contadino vero, intelligente, pratico della vita e sapeva tutto quello che c'era. Perché così ero convinto. Se qualcuno aggiunge: ma qui si poteva far questo, là si poteva far quello, io rispondo: sarà benissimo, ma io non ho saputo far meglio. Poi ce n'è un'altra molto interessante sul fatto della creazione degli interpreti, degli interpreti che creavano. Parlo di interpreti grandi, intendiamoci, io non sto facendo una causa, tutto ciò che avviene esiste e quindi ha una sua importanza perché è avvenuto, c'è, è un costume, è un'abitudine, quindi non si fa il processo a niente, si dice semplicemente che negli anni ci si è discostati con una pratica fatta anche da cantanti straordinari dalle intenzioni dell'autore. Toscanini fu il primo a ribellarsi a queste cose. Nei periodi in cui era la Scala e fece della Scala il più grande teatro del mondo, perché diede al mondo l'immagine di che cosa un teatro dovesse essere, come doveva camminare un teatro, che cosa significava il rapporto del palcoscenico, che cosa con l'orchestra, che cosa doveva essere un'orchestra, cosa doveva essere un coro. La figlia di Toscanini, la Vallì, mi disse una volta che un giorno arrivò con un muso lungo così a tavola, non mangiò perché una luce aveva tagliato male l'espressione del soprano durante una traviata. Quindi era un uomo molto attento a queste cose. Pensate che Toscanini ebbe il coraggio nel 22, si impose a Lauri Volpi perché Lauri Volpi voleva fare la puntatura alla fine della Donna Immobile e Toscanini vietò questa cosa. Poi dopo andarono in tournée con la Scala e a Berlino Lauri Volpi fece un'altra volta la richiesta e allora Toscanini dice: vabbè, siamo a Berlino, gliela lascio correre, ma alla Scala no. Disse, ma alla Scala no. Quindi la storia di averlo fatto nel teatro tedesco, nel teatro di Berlino, non significa che Toscanini l'abbia avallato. Ha fatto una concessione, essendo fuori dall'Italia, dove interessava a Toscanini, di stabilire un principio interpretativo che attraverso la Scala si espandesse al mondo. Questo è importante. E poi vi spiegherò perché la puntatura non ci sta, a parte perché viene dopo la puntatura, perché non ci sta in quel punto. Allora, siccome i cantanti creavano, lo faceva De Lucia, lo faceva il tenore Bonci, lo faceva Battistini e tanti altri, era il gusto della seconda metà dell'Ottocento, che poi attraverso il verismo si è ancora più arricchito o impoverito, dico, a seconda di come può essere, distruggendo, proprio allontanandosi sempre di più dall'essenza dell'opera.
Su questo fatto che i cantanti prendevano l'abitudine di fare, disfare, aggiungere, eccetera, dice Verdi, copia lettere 2, 5, 6, se qualcuno volesse andare a controllare. Questo, quello della creazione, di creare, di inventare, è un principio che condusse al barocco e al falso l'arte musicale alla fine del secolo passato e nei primi anni di questo, cioè 700 e i primi dell'Ottocento, quando i cantanti si permettevano creare le loro parti e farci in conseguenza ogni sorta di pasticci e controsensi. No, io voglio un solo creatore e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente quello che è scritto. Oh, porca miseria! Dico, non è mica una frase detta di traverso. Io voglio un solo creatore, l'autore cioè, e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente quello che è scritto. Il male sta che non si eseguisce mai quello che è scritto. Leggo sovente nei giornali di effetti non immaginati dall'autore, ma io per parte mia non li ho mai trovati. Dice anche che non li ha mai sentiti, perché lui stava a casa sua, stava lì, a Sant'Agata, che andava in giro a fare Sherlock Holmes. Io non ammetto né ai cantanti né ai direttori la facoltà di creare, che, come dissi prima, è un principio che conduce all'abisso. In un'altra lettera dice: le mie note, belle o brutte che siano, non ne scrivo a caso e procuro sempre di darne un carattere. Mi sembra che sia abbastanza chiaro tutto questo, queste sono alcune delle lettere più importanti. Emanuele Muzio, che fu di Verdi allievo, amico e direttore d'orchestra, e che operò come direttore nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, dopo che lasciò, dopo che ogni volta c'erano le stagioni, infatti a Filadelfia, a Baltimora, a Washington, ci sono resoconti delle opere dirette da Muzio. Parlando di un soprano, una certa Jenny Lind, dice che aveva una grande agilità in fioriture, gruppetti, trilli, cioè sono tutte le ornamentazioni che si possono fare. Dice lui, la specie di cose che il pubblico amava nel Settecento, ma non più nel 1847. Rigoletto, nel 1851. Per essere onesti fino in fondo, c'è a un certo punto un richiamo di Verdi, sembra, che Verdi, ascoltando il baritono Morel, che fu uno dei più grandi, straordinari baritoni dell'epoca, che aveva fatto l'Otello, quindi era un personaggio amico di Verdi e straordinario cantante, sembra che Morel nel Si vendetta, tremenda vendetta, sembra che all'inizio, proprio all'inizio, si vende, abbia fatto, dice una persona dell'epoca, non Verdi, sembra che abbia fatto un effettistico cambio di ritmo, ma dice Verdi, ho sentito questo effettistico cambio di ritmo, nessuno però di noi capisce dove può essere, perché si vendetta, tremenda, dove si può cambiare il ritmo, però lui dice nella prime battute ha fatto un effettistico cambio di ritmo, badate bene, dice Verdi, senza cambiare una parola o una nota, senza cambiare una parola o una nota nella prima frase di Si vendetta.